E questo è domenica 15 di dicembre, eccolo qua. Notizie del TG Ora: i carabinieri di Caporia hanno arrestato Rocca Diatello, pure di Caserta, dopo un inseguimento di una viventi di origine albanese giornata alle forze dell'ordine. Si tratta di Ariet Darda, 40 anni, e Muga Messim, 27 anni. Perquisendo gli militari gli hanno trovato addosso gioielli provenienti da un furto in abitazione commesso il 7 dicembre in provincia di Serna. Nelle loro abitazioni invece i carabinieri hanno trovato il resto sequestrando 5 dipinti su tutela del valore complessivo di 1000 euro trafugate da un appartamento di Serna nella notte del 4 dicembre, tutte appartenenti alla scuola napoletana. I due risponderanno in concorso di furto aggravato, di sottrazione, possesso ingiustificato della mesa del casco, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Sono stati chiusi nel carcere di Santa Maria Capuoli. 21 kg di marijuana e 2 di hashish sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in corso di un controllo eseguito a bordo di un 9 vicino nelle vicinanze del mercato di figli a Pompei. Le due persone che erano a bordo della macchina, state di due pluri pregiudicati residenti nell'area nord di Napoli, sono state arrestate con lo stesso di Poggio Reale. Alla vista dei finanzieri, il conducente della vettura ha repentinamente cambiato la direzione di marcia, così insospettendo gli investigatori. La macchina è stata quindi raggiunta e bloccata. Scattata la perquisizione del veicolo, è stata trovata la guerra. Esprimiamo dolore per il fatto che una manifestazione fatta in concomitanza di una festa religiosa profondamente sentita dal nostro popolo sia diventata l'occasione per dare un messaggio di morte e intimidazione. I parroci di tutte le parrocchie della città di Castellammare di Stabia, una lettera alla città, hanno espresso un'anima condanna al paloro, nella quale, durante la notte della festa dell'Immacolata, la camorra ha fatto bruciare un fantoccio accompagnato da una chiara minaccia ai pentiti. Quella sera la scena fu mostrata dalla decina di persone con i telefonini. I responsabili del falò, peraltro evitato dal comune, non sono stati ancora rintracciati, anche se la magistratura ha aperto un fascicolo sul caso. Spettacolare operazione dei carabinieri della stazione di Torre del Greco, capoluogo, di mattina sono intervenuti presso la clinica Santa Maria la Bruna e in pochi secondi hanno trovato e arrestato un pericoloso latitante evaso da un comune della provincia di Frosinone, dove era sottoposto a misura cautelare di arresto domiciliare per violenza sessuale commessa nel policlinico in Bertolino di Roma. L'uomo si era recato in clinica per tentare di vedere l'attuale compagna che aveva partorito due giorni. L'operazione durata pochi secondi e all'ordine del comandante di Senso Antrano, diretta dal capitano Manuele Corda, comandante della compagnia, è stata eseguita come un'operazione chirurgica senza creare alcun disservizio alla struttura che era in piena attività. E torna libero dopo due anni e mezzo di carcere, 5 mesi di domiciliari, nel proprietario del centro commerciale Giambo, Alessandro Facco. La decisione del collegio che presiede il processo in corso al tribunale di Santa Maria Capuletri è arrivata col parere favorevole dell'UPM nella serata di giovedì scorso. Facco per la DDA è stato di Michele Sgarelli in quanto titolare dello shopping center di Trento da Vicenza, che sempre secondo quanto affermano i magistrati è la creatura economica del capoclan casalese. Facco l'ha assunto domenica figliari che erano stati concessi lo scorso 14 luglio, ma non torna a casa a Marano, il giudice ha infatti imposto per lui il divieto di dimora in Campania. Si chiama stamani a Napoli un autobus CN 144 dell'ANM nello stazionamento a distanza dell'ospedale Cardarelli, ma il mezzo è stato completamente divorato dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, polizia municipale e forze dell'ordine, mentre gli accertamenti del caso. L'episodio è accaduto intorno alle 5:20. L'autobus era da poco uscito dal deposito di piazza Carlo Testo quando è giunto a Capolino per effettuare la prima partenza e divampato in cinghio che arriva devastato il mezzo. Probabile un guasto meccanico che conferirebbe tra l'altro una tenda di mezzo. E ci vediamo con il calcio domenica alle 18 del Napoli, scendere in campo alla Serena Arena con il Cagliari. Ancelotti sembrerebbe intenzionato a cambiare 5 uomini rispetto alla gara di Champions League contro Liverpool. Gli azzurri di Liverpool dovranno così dimenticare la presente eliminazione in Champions, concentrandosi sulle sfide di campionato per cercare di accorciare le distanze sulla Juventus. Ecco, questo è tutto, grazie per essere stati con noi e appuntamento al prossimo TG. Adesso stacco domenica 15.